preverei. Avvocato Meta, lei sì. ha detto in conclusione che il primo di giugno del 2001 in casa Nottolo è stata una giornata normalissima. Assolutamente normale da tutti i punti di vista. Dal punto di vista lavorativo prima, dal punto di vista delle occupazioni della signora e dei figli poi, assolutamente normale. Avvocato, ha parlato di errori e di gogna mediatica. Sì, non ho potuto esimermi dal farlo perché c'è stata una dicotomia, c'è stato da un lato il compimento di attività che in quanto attività lavorative possono andare incontro ad errore, da un lato però queste attività sono state viste e considerate come degli errori, degli eventi naturalistici ai quali nessuno può sottrarsi, dall'altro sono state considerate invece come degli eventi di depistaggio dei reati a tutti gli effetti. Questo non è assolutamente equo, secondo il mio modestissimo punto di vista, ma questo, voglio dire, è stato considerato tale sia dalla Procura e sulla scorta della Procura presumibilmente anche dai media. Lei ha anche esordito dicendo che la formulazione del capo di imputazione è stata troppo generica. Secondo il mio modestissimo avviso sì, nel senso che il nostro sistema prevede una forma di prevedibilità, se mi consentite il termine spiccio, tra ciò che viene contestato e ciò che invece è stato commesso, cioè tra ciò che viene contestato e ciò che è prevedibile come effetto della contestazione. Di conseguenza, se non c'è possibilità di prevedere da parte del soggetto che viene interessato da un procedimento penale l'esito del procedimento penale, come fa a difendersi validamente, come fa a potersi eventualmente, non sto parlando del caso specifico, è evidente, ma a potersi giovare per esempio di un rito alternativo, di un rito premiale, se non sa che cosa gli viene, quale condotta specifica gli venga contestata. Una considerazione sull'abbandono del corpo, lei ha detto ci sono alcuni albi di natura telefonica che scagionerebbero Franco Motto. Assolutamente sì, ci sono tutta una serie di contatti telefonici a mezzo trasmissione di fonogrammi da caserma a caserma e altri i contatti umani che ovviamente noi rinveniamo dalle testimonianze che sono state rese in questo dibattimento, che assolutamente depongono per l'impossibilità categorica che un soggetto abbia potuto prendere un cadavere secondo la tesi accusatoria ovviamente, dalla caserma di Arce, trasportarlo in Fonte Cuba, fare tutto quell'attività macabra che è stata rinvenuta sul luogo e poi ritornare indietro. È materialmente impossibile in quel lasso temporale, e nel lasso temporale di tutta la giornata viene meno quello, viene meno il momento della morte, viene meno tutto l'impianto accusatorio. Quindi secondo lei sono comunque innocenti, non hanno potuto compiere gli atti? Assolutamente, sono assolutamente innocenti ed estranei ai fatti. Grazie. Grazie a voi.